che come qualcuno ha potuto leggere dai post che abbiamo creato, no, per invitare, e riuscire a capire determinate cose da persone che hanno potuto superare delle barriere, delle vere e proprie barriere, che la vita molte volte ci mette a confronto, no? Di fronte. Loro tramite lo sport sono riuscite a superarle, anzi alla grande. Io mi vedo piccolissimo confronto a loro e devo ringraziarli perché hanno accettato di venire qui a testimoniare, a regalarci le loro testimonianze, perché sono un esempio per lo sport e per la vita. E poi la parola. Il titolo che abbiamo scelto per questa serata l'abbiamo scelto insieme a Grazia, è lo sport per vivere. Perché questo titolo? Perché siamo convinti che lo sport si possa rappresentare un motore per un cambiamento socioculturale, possa rappresentare quindi uno strumento per abbattere le barriere. Barriere che non sono soltanto quelle a cui pensiamo, insomma, abitualmente, quindi le barriere architettoniche, le barriere fisiche, le barriere percettive, ma ci sono tante altre barriere. Ci sono le barriere rappresentate dai pregiudizi, dall'indifferenza e dall'ignoranza. E riteniamo che in questo lo sport possa dare un grande contributo per il miglioramento della vita. E oggi, attraverso questi due esempi di sportivi, vogliamo mostrare quelli che poi sono i valori dello sport, quello che è il valore educativo e formativo dello sport, l'importanza che lo sport ha nello sviluppo integrale della persona nella sua integralità e anche per l'integrazione, per una piena integrazione. Alfredo mi ha chiesto di organizzare insieme a lui questa iniziativa perché lo sport rientra in un concetto che ho già sviluppato, quello dell'accessibilità. Mi sono occupata dell'organizzazione di un workshop, un grande laboratorio intitolato Verso una città accessibile, facciamo rete per il PEBA. Che cos'è il PEBA? Il PEBA è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. È un dispositivo che è stato istituito nell'86 e che serve a indicare tutti gli interventi che occorre porre in essere per rimuovere le barriere. Perché ho organizzato insieme alla mia associazione, che è quella che vedete qui oggi sui muri, non è soltanto quello che vedete qui oggi sui muri, non è soltanto il simbolo di una lista, Sveglia Lecce, ma dietro questa lista c'è un'associazione che lavora in città da quasi 2 anni. E fra le tante attività di Sveglia Lecce c'è stata l'organizzazione di questo workshop, di questo quindi grande laboratorio sull'accessibilità. Il punto di partenza era il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, perché l'incontro doveva servire ad individuare una serie di criteri, di modalità di intervento, di priorità per la redazione del PEBA, ma quello era solo un punto di partenza, perché in quell'incontro si è parlato di accessibilità a 360 gradi, si è parlato anche di sport accessibile. E c'era con noi Grazia Turco, avrebbe dovuto essere con noi anche Massimo Cervelli, che però poi era impegnato in una partita di calcio, che era un calciatore, e quindi non è stato presente. Però da quell'incontro è venuto fuori un documento che il 30 aprile abbiamo sottoposto a tutti i candidati sindaco, senza distinzione, non soltanto al nostro candidato, perché quello era il frutto dell'attività associativa. E quindi un'attività che era fatta per tutta la città, senza distinzione.
E quel documento è stato redatto da 5 associazioni, dall'associazione Svelte Lecce, dall'associazione Utopia Spot, di Grazia Turco, Movida Piglia, Barriere al Vento, Sunrise Onus. Le ho dette tutte? E Turco, vabbè, Utopia Spot e Turco Service, anche perché Grazia, adesso ve ne parlerò, è impegnata in tantissime attività. Quindi quel documento è un documento che parla di una città accessibile. Si intitola Verso una città accessibile dal PEBA, cioè dal piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, al piano per l'accessibilità. Il piano per l'accessibilità è un piano che comprende degli interventi più ampi, quindi a partire dalle barriere architettoniche si cercherà di intervenire su altre barriere, le barriere sociali per esempio, le barriere culturali, e in questo lo spot è molto importante. Ecco quindi la ragione di questo incontro qui oggi, organizzato insieme ad Alfredo. Alfredo voi lo conoscete, quindi non ha bisogno di essere presentato, però un minimo dobbiamo farlo, no? Perché Alfredo è cresciuto qui per strada, in questo quartiere, ed è qui un po', ci ha lasciato anche un pezzo di vita anche qui. È cresciuto in questo quartiere giocando a calcio con gli amici, con delle porte improvvisate, sempre pronti ad organizzare delle partitelle per strada. Poi ha continuato come calciatore, perché ha giocato anche delle squadre di calcio, e adesso è anche un allenatore. Quindi lui è direttamente coinvolto nel tema dello sport. Io non pratico uno sport, quindi apparentemente non mi riguarda, no? Lo sport. In realtà per tutto quello che vi ho detto mi riguarda, perché quello che vorrei, il mio impegno, sono scesa in campo per questo motivo, perché credo nella possibilità di realizzare una città sempre più accessibile e partecipata. In questo lo sport ha un grande ruolo, un grande strumento, come vi ho detto. Adesso vi voglio presentare Grazia Turco. Lei, come ho già detto qualche volta, è una campionessa nello sport e nella vita. Perché non è soltanto una campionessa in uno dei tanti sport che pratica, perché ne pratica tanti, di handbike, ha vinto anche il Giro d'Italia, ma è anche una campionessa nella vita, perché si adopera per gli altri, è un interprete LIS, fa anche clownterapia con l'associazione Cuore Mani Aperte Verso Chi Soffre. E poi è anima di Utopia Spot e di Turco Service. Turco Service si occupa del trasporto delle persone con disabilità, degli sportivi che hanno delle disabilità. E Utopia Spot non è soltanto una squadra, no? Ma che fa sport, ma è anche un'associazione che organizza tante attività con e per le scuole. Quindi io chiedo a Grazia di parlarci della sua attività come sportiva, come campionessa paralimpica. Fra l'altro, vi dico, oltre a handbike, lei pratica tennis tavolo, la serie 1, giusto? Sì. E poi ultimamente si è data anche alla danza. Ultimamente. A giugno ci sarà il suo primo saggio. Ripetiamo? Quindi di parlarci di questa esperienza come sportiva e anche dell'attività che Utopia Sport realizza con e per le scuole. Devo andare al comizio, mi sa. Comizio di quartiere, sono con me, ce ne ho soldati. Solo a dirvi che l'impegno c'è stato e c'è, non solo sull'accessibilità rispetto a quello che abbiamo fatto sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche. E lo dico con il cuore, perché io ho avuto la fortuna di essere formato ed educato
poi ci siamo ritrovati ragazzi. E la possibilità di aver fatto le scuole elementari con un ragazzo non vedente ti aiuta a capire determinate sensibilità. Poi l'ho ritrovato da grande che giocava nella nazionale di calcio non vedenti, una cosa che si dà poco a Lecce, perché il Lecce è campione d'Italia non vedenti, grazie a Massimo, lui ha giocato nella nazionale e non so se gioca ancora perché ormai sta diventando anziano, però facciamo quest'ultima domanda. Sì. Però rendeva anche lo sport è il più grande strumento di inclusione. E quello che fate è incommiabile e forse si sa poco e si racconta poco, no? Perché andrebbero fatte tante lezioni a scuola rispetto a quello che fate, per far capire quanto è importante lo sport e come può essere uno strumento di integrazione e socializzazione. E chiudo solo dicendo che noi negli ultimi anni abbiamo fatto il più grande investimento sulla accessibilità delle aree e attrezzature sportive. Oltre che lavorare al terra, abbiamo fatto all'interno del realizzato in fase di completamento, all'interno dei campetti minori conosciuti come l'antistadio, tutta un'area con dei percorsi accessibili, gli spogliatori sono accessibili, riqualificati tutti gli spogliatori con aree diversamente ampie, abbiamo realizzato il campo di calcetto per non vedenti. In più all'interno del campo Coni, campo Montefusco, in questo momento stiamo realizzando tutta una serie di aree e percorsi per non vedenti e non solo. Questo significa che no, c'è una grandissima attenzione per la disabilità e lo sport. Su questo continueremo assolutamente a investire. Grazie. Allora, buonasera a tutti, è un bel gruppo e volevo innanzitutto ringraziare Alfredo perché siamo conosciuti così casualmente attraverso una mela e le mando molto questa piacevole conoscenza e amicizia e abbiamo deciso insomma invece di incontrarci solo tra di noi di aprire questo incontro e magari non conoscerci un po' meglio anche perché io in realtà non sono di Lecce, sono di un paese qua vicino, quindi diciamo un quartiere vale l'altro. Però devo dire che mi sento già in famiglia perché è la seconda volta che vengo qua, quindi già ho imparato la strada ed è una cosa importante. E niente, come diceva il fatto dello sport per quanto mi riguarda mi ha aiutato e spero che mi aiuterà in futuro a superare tante di quelle difficoltà, di quelle problematiche sia fisiche che architettoniche e anche delle difficoltà mentali, non solo mie ma anche da parte di tutti. E quando Alfredo mi ha detto, grazie, ma noi che cosa possiamo fare, no? Per passare una giornata così come i vecchi tempi, perché oggi stiamo perdendo il valore di incontrarsi, il valore di parlare, il valore di condividere, il valore di quelle giornate che fino a qualche anno fa ci sedevamo almeno a Verona, era così, ci sedevamo là fuori e ci si parlava tra i vicini, no? Adesso questa cosa almeno sta un po' scomparendo, io parlo sempre di Verona, penso che a Lecce sia ancora un po' più difficile. Quindi ci siamo ritrovati un po' con questo pensiero e poi ho detto ma perché non organizziamo una cosa diversa, no? Dal solito, cioè ci incontriamo con le persone che te conosci per dire che ho intenzione di mettere un po' della mia esperienza, della nostra esperienza a chi mi conosce e chi non mi conosce imparerà a conoscermi. Io gli ho detto subito organizziamo una serata, ma giusto per capire quali sono le esigenze, che cosa vogliamo, no, fare per il nostro
quartiere. Ovvio che in questo periodo, fino a 25-24, facciamo fino a 23, sono tutte promesse, sono tutte così, si abbatteranno un sacco di muri, chiuderanno tutte le buche, toglieranno tutti i pali, la cosa che ci danno fastidio dove ho attraversato la strada. Cioè qualcosa sicuramente era fatto perché è una cosa... però quando mi fanno la domanda, no? Ma come mai ti stai, tra virgolette, no? Esponendo, diciamo con Manuela, con Manfredo, perché è una cosa nuovissima per me. Io ho sottolineato e lo sottolineerò sempre che non mi sto esponendo. Diciamo che con loro ho iniziato ad aprire una collaborazione, cioè di amicizia, sia da parte della scuola che da parte, può succedere a tutti, voglio dire, di avere delle amicizie e quindi uno scambio di opinioni, perché può essere che nessuno, no, arrivi dove magari è come una gara, io la vedo come una gara. Questo è un allenamento che loro stanno facendo, ci stanno provando, ce la stanno mettendo tutta, ma non dipenderà solo da loro, dipenderà da tutto il contesto, dipenderà da noi. Quindi io mi sono sentita di dire facciamo soltanto una chiacchierata senza promettere, perché poi le promesse, non potendole mantenere, c'è la delusione, ma invece con piccoli passi, con un dialogo per dire come si fa ad arrivare al traguardo. A noi interessa solo arrivare al traguardo. Io ho imparato questa cosa dopo 12 anni di sport, cioè il bike, che è la disciplina un po' più difficile perché si macinano tanti chilometri e vado in bicicletta, insomma, pedalo con le braccia. C'è tanto sacrificio e alla domanda mi dicono: te cosa speri da questa gara? Io spero solo di arrivare, però comunque spero sempre di concludere nel meglio, quindi non prometto mai. Quando io ho raggiunto il top è perché forse è il mio momento, oltre tutti gli allenamenti, la maglia d'oro del 2011, la medaglia d'oro del 2015, e la medaglia, la maglia tricolore del 2008, ma questo è successo esclusivamente per l'amore della mia famiglia e perché non abbiamo né strutture, io parlo sempre di Bernola, sì. Né strutture né palestre accessibili, né strade, ora poi più che mai, sicure e tante volte ho dovuto chiedere, ci siamo messi veramente in discussione, c'era prima Gigi Reyes, uno dei grandi veramente che primi presidenti delle associazioni sportive podistiche che mi accoglievano per proprio testimoniare che una disabilità può andare oltre quello che ci vediamo. Cioè, non sarebbe, anni fa non pensavamo proprio che una persona in carrozzina sarebbe arrivata a fare 100 km del passatore oppure 42 km a spinta, con tutte queste bellissime cose oppure tante altre disabilità come guidare la macchina, essere piuttosto autonomi e vedere anche altre disabilità come i non vedenti, come le persone autistiche. Cioè, grazie a Dio ci stiamo ramificando e ci stiamo aprendo un po'. E quando Alfredo ha detto io, ma il vostro quartiere che cosa c'è? Che cosa vogliamo fare? E lui mi ha detto, a me piacerebbe un giorno dedicarlo come quando eravamo bambini, divertirci al gioco della campana. E il gioco della campana, io mi sembra strano, l'ho fatto meglio. Io ero quella che buttava la pietra, buttava la pietra,
io ero la pignola della situazione, perché appena toccavano, io ho mai conosciuto questo regolamento, però appena toccavo una riga mi facevo tornare indietro. Quindi questa integrazione io l'ho riscontrata andando nelle scuole. Noi con Sofia Sport facciamo dei progettini e portiamo nelle scuole la conoscenza del movimento, il movimento del salto, il movimento della capriola, il movimento della condivisione del compagnetto che se non ce la fa deve essere comunque supportato. Nella stessa maniera un compagnetto che ha delle va aiutato e compensato di quella, diciamo, mancanza. E quindi quello che io mi è piaciuto tantissimo quella sera che ci siamo incontrati è aprire questo incontro a chi abita qui, per sapere da loro, no, che cosa vorrebbero che a breve caso portasse al di là, no? Che costruisse magari a dire, sai, adesso noi abbiamo questa difficoltà, che sia o per bambini o per anziani, quindi a chi rivolgermi? Mi rivolgo a Utopia Sport per quanto riguarda giocare con tutti quanti, anche le persone adulte. Non è che non abbiamo negli stavolo, tu a chi lo insegni? Quindi a tutti. Facciamo anche ginnastica dolce, sì, quindi a tutti, dai bambini, ai più grandi, non voglio dire anziani che ci offendono, donne, uomini, di tutto di più. E insegniamo anche, non insegniamo, ci divertiamo. Ci divertiamo a fare qualsiasi altra disciplina e soprattutto poi è nata la necessità di un coserzo. Questa idea è nata perché vedevo che molte persone anziane non hanno il supporto di essere accompagnate tante volte, semplicemente a fare una spesa o un controllo o anche una passeggiata al mare, perché pensiamo sempre alle cose brutte, no? Invece tante volte sentiamo dire delle signore, mia figlia, non c'è più tempo per portarmi manco un attimo al mare, e noi abbiamo deciso di mettere su questa azienda che ha due pulmini con la pedana, quindi entrano due carrozzine e cinque posti da seduti, cioè come, e un altro pulmino, tra virgolette, normale, di nove posti, che possiamo sia diciamo dare in che dice guarda ci serve, dobbiamo fare una passeggiata, dobbiamo fare una gita, lo affittiamo. Questo è nato tutto da un'esperienza, diciamo, nostra di famiglia, perché si vivono tante di quelle situazioni, oppure anche nello sport, purtroppo, e penso che Massimo questo me lo può confermare, qui da noi ci sono tanti di campioni, ma non vengono riconosciuti, no? E nella stessa maniera noi rappresentiamo il giallo rosso, dopo tanti anni, voglio dire, forse veniamo chiamati salentini. E tante volte ci tocca spesso e volentieri spostarci da qua a 1000 km, 800 km, e quindi ecco perché è nata l'esigenza di mettere su questa possibilità di trasporto. Per agevolare tutte queste problematiche, perché nelle nostre città non c'è questo tipo di accessibilità. Cioè, può affittare una macchina, e abbiamo comprato una macchina, l'abbiamo adattata, in modo che se una persona viene in vacanza e non ha la possibilità, cioè vuole guidare la sua macchina per fare non può essere un paraplegico, può affittare tranquillamente la macchina che è adattatissima. E io dicevo, invita i tuoi amici di quartiere, perché c'è l'esigenza, no? di sapere di cosa, di ampliare le
politico, c'è sempre, deve sempre rimanere rispetto e la condivisione, cioè nel senso che noi siamo qui, stiamo parlando, la sera un dibattito, questo non vuol dire che poi Alfredo dovrà, no, diciamo, resterà da solo per qualcosa che purtroppo non dipende da lui. Alfredo rappresenterà sempre questo quartiere per ognuno di noi, in qualsiasi momento che ci sarà bisogno, è lui che porterà avanti, diciamo, un'idea di dire facciamo questa cosa, al di là se uno riesce o non riesce, perché, però se lui si è impegnato come te, come chiunque altro, vuol dire che alla base ci sono i valori, la fiducia e comunque una mentalità piuttosto aperta, perché da quando mettono la bomba in 3 mesi che collaboriamo non ho mai sentito una promessa, grazie, ti prometto questo, quella, e la cosa mi è piaciuta perché almeno sono delusa di tante promesse, quindi io sono veramente contenta e spero veramente che possiate anche uno più piccolo delle cose per i nostri giovani, per i non giovani e bambini. È importante quello che ci ha detto Grazia, perché comunque ci fa capire che sicuramente tante cose ci sono da fare, no? In questa città per renderla a misura di tutti, però si inizia sempre dalle piccole cose, da piccoli passi. Questo ce ne insegna anche l'esperienza di Grazia come sportiva. Non ha vinto subito una gara, ha dovuto faticare tanto prima di arrivare a quel traguardo. E la stessa cosa succede anche in una città, nel senso che magari si potesse avere una bacchetta magica e improvvisamente sistemare tutto, però ci possono essere tanti piccoli passi che portano ad un risultato. Dei piccoli passi già ci sono stati con l'amministrazione Salvemini, perché questi PEBA, questi piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che sono stati istituiti nell'86 e devono ancora essere attuati in questa città, per esempio ancora non è stato predisposto questo piano, o meglio si era iniziato a predisporlo, adesso sarà portato a termine perché è stato istituito anche un ufficio che si occuperà di questo, un responsabile di procedimento, è stata inoltre nominata è stata istituita una nuova figura che esiste in molte amministrazioni, che è quella del disability manager, che si occupa proprio di questo, di integrare, di coinvolgere, di far partecipare, e una delle condizioni per la partecipazione è proprio l'accessibilità. Ecco perché è importante questo, quanto è stato fatto da questa amministrazione, perché ci ha dato già un segnale. Questa amministrazione ha anche istituito un'altra figura, la figura del garante delle persone con disabilità, la quale ci si potrà rivolgere per segnalare delle problematiche. Non è poco, avere un punto di riferimento non è poco. Adesso io, da Grazia, prima di passare la parola a Massimo, vorrei sapere se secondo lei ci sono degli esempi in altre città, esempi virtuosi, che possiamo provare ad importare, cioè senza fare promesse, però vedere quello che è stato fatto in altre città e averlo anche testato, perché Grazia magari potrebbe anche averlo testato, potrebbe essere uno di questi piccoli passi per provare dopo a proporlo, perché come diceva Grazia, al di là del fatto che uno di noi riesca poi a rappresentarvi diventando consigliere, c'è comunque alle spalle di questa lista un'associazione che ha già lavorato per la città. Vi ho detto del documento che abbiamo sottoposto a tutti, senza distinzione, non abbiamo fatto distinzione tra il nostro candidato e gli altri candidati. È un'associazione che intende continuare quel lavoro che ha intrapreso, portarlo avanti con più forza, più determinazione, più consapevolezza e più esperienza.
sono promesse, ripeto, ma sono delle proposte che nascono da alcuni esempi. Allora, diciamo che io di città ne ho tirate più, no? Però di solito io prendo queste cose con la puzza, perché ogni città ha il suo regolamento, non sappiamo. Quello che io dico sempre per la mia città, per il nostro talento, per tante cose, perché qui che viviamo, è di iniziare, come dicevi tu, dalle nostre piccole associazioni che ci rappresentano, no? A dire, allora, questo quartiere, o senza allargarci tanto, no? Di che cosa ha bisogno? Di un'accessibilità, di un parcheggio, di un centro comunque, tra virgolette, di ascolto per le persone che hanno delle difficoltà. Saranno 300 case, ecco, allora queste 300 case, un piccolo passo su un'accessibilità che ci può essere da un marciapiede, da una buca, iniziare da questo, no? Dalle piccolissime cose, perché poi dalle piccole cose, prima di arrivare a chiudere una buca, vi assicuro che ci vuole, eppure è una, diceva, tutto un po' di cemento, no, non è infatti. Ecco perché dico, purtroppo iniziamo proprio da noi, no? Dai piccoli passi, da vedere le nostre necessità, che tante volte anche un parcheggio autorizzato, iniziamo ad aprire tra di noi prima gli occhi. Cioè, quando le sto parcheggiando e per chi sto parcheggiando e impariamo anche a guardarci da... Cioè, che poi hanno fatto lo scivolo, hanno messo il cartello e io, perché magari il parcheggio non è più colpa, attenzione, di chi non... e di chi non rispetta. Quindi, quando usciamo che ci facciamo le passeggiate o alcune necessità, guardiamo a dire, guarda che forse... magari, non so, alla gioielleria o in pizzeria manca qualcosa. Quindi questo è il compito che dovremmo fare uno di noi e poi rivolgerci a chi ci rappresenta, senza mai usare l'arroganza o maleducazione, che è una cosa che tante volte tante persone con disabilità si rivolgono a dire, ah ma io, no. E la legge prevede tutto, come tutti, però poi sta a noi saper applicare e avere molta pazienza. Io una cosa che volevo dire, allora praticamente ho dovuto fare un certificato, sono 5 giorni che io sto combattendo, vieni da lontano, per una firma in qualche modo, non lo so, dove è arrivata, no, è cambiata la legge, cioè 5 volte, signori miei, che male. Allora, qua purtroppo c'è l'ignoranza nel senso buono e tante volte quando usiamo la parola disabilità o ce ne lamiamo le mani, perché è un argomento molto vasto, oppure ci mettiamo lì, poi tanto poi capiti tu, capito io, e sono problematiche. Quindi io inizierei dai piccoli passi, guardarci un po', che poi ricordo sempre quel video che fanno con il passeggino, no? In realtà tutte le mamme quando vanno a fare la spesa o non passano perché ci sono le macchine, o ci sono le buche, o c'è tanto adesso, e così, oppure i pali immancabilmente della luce in mezzo alla cosa. Quindi io inizierei a far vivere la mia città, il mio quartiere, in base ad alcune attenzioni. Grazie. Perché ha detto una cosa della quale siamo profondamente convinti, cioè che comunque se vogliamo cambiare le cose dobbiamo essere i primi ad impegnarci, perché come giustamente dice Grazia, non dobbiamo pretendere che dall'alto qualcuno intervenga se siamo i primi che non rispettiamo la persona che abbiamo accanto, perché di questo si tratta quando banalmente andiamo a mettere la nostra macchina, no? Nel posto che non è per noi,
E quindi poi però chiediamo tante cose, chiediamo al comune di fare tante cose, al sindaco di fare tante cose, però siamo i primi che non ci adoperiamo. Quindi questo è importante, perché come dice lui, come dice Grazia, quell'arroganza, no? Che spesso mostriamo è controproducente e comunque alla fine cela un'indifferenza che siamo i primi ad avere nei confronti degli altri, quindi bisogna anche rivedere i nostri comportamenti. Adesso vi presento Massimo Cervelli, qualcosa già ve l'ha detta Alessandro, oltre ad essere stato compagno di classe di Alessandro, ma questo insomma è un po' più importante, è presidente dell'ASCUS Lecce, è anche calciatore dell'ASCUS Lecce e dal 2003 è anche in pianta stabile nella nazionale italiana. E lui non è uno che ama tanto parlare, no? Come dico io, come ho scritto anche nella presentazione, preferisce i fatti, preferisce le reti. Però noi vorremmo che lui parlasse oggi qui proprio di questa sua esperienza nella doppia veste di presidente dell'ASCUS Lecce, di calciatore e anche bomber, perché fa tanti gol Massimo. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io ho iniziato innanzitutto e sono un mezzo dalla nascita e ho vissuto fino al 2009 alla Cagliari, un paesino del Comune di Verona. E quindi, come tutti i bambini, no, specialmente quando magari sei appassionato di calcio, no, cioè, vedevo inizialmente questa possibilità di poter giocare anche io, non dico in Serie A, no? Cioè, come una cosa impossibile, anche se comunque sapevo dell'esistenza del pallone sonoro, perché il calcio nostro deve avere degli accorgimenti, deve essere reso, visto che stiamo parlando di accessibilità, accessibile. E che cosa rende il calcio accessibile? La prima cosa, il pallone. Il pallone ha al suo interno delle placche che all'interno di queste placche ci stanno dei sonagli, anche se non hanno il rumore dei sonagli, che comunque lo rendono udibile durante le partite. Ovviamente la maggior parte non ci sono rovesciate con la testa o gesti di questo genere, si svolge prettamente a terra. Quindi sapevo dell'esistenza di questo pallone, quindi io ne comprai uno e per fortuna mia, siccome la Caglia comunque per chi la conosce sa che è un paesino poco trafficato, e questo mi ha aiutato perché anche con i miei amichetti, insomma, eventi, potevo con loro giocare come per strada, come no? Facevo, purtroppo adesso non si fa più perché ormai tutti sono davanti ai videogiochi, PlayStation, eccetera, eccetera. Quando ero io ancora si usciva abbastanza per strada. E si giocava, si rompeva le finestre, e finché anche a scuola, per esempio, a scuola mi feci comprare per la scuola un pallone sonoro, e quindi durante l'ora di educazione fisica, invece di stare lì semplicemente ad anticiparmi i compiti dell'ora successiva, con i miei compagni di classe giocavamo a calcetto. Ovviamente
tanti vedenti a dei limiti, no? Però con un po' di accorgimenti si direttano. Ma questo mi è dato molto, finché un giorno ho scoperto, perché non è che noi usciamo, cioè usciamo periodicamente sui giornali, sui. Quindi ho scoperto che c'era anche lì, c'è una scuola di calcio a 5 da Roberti. Perché io avevo 12 anni e mi sono subito, attraverso le ricerche, informato, e da allora, certo loro erano tutti più grandi di me, di parecchi. Quindi da allora ho iniziato questo percorso. L'associazione che c'è qui a Lecce, si chiama, come ha detto, ASPUS, Associazione Sportiva Culturale Salentina, WIC, sta per grande della Nacesi, Lecce, ed esiste dal 1985. E hanno sempre fatto tornei, diciamo, WISP, conoscete, WISP, fino al 2000-2002. Dopodiché siamo entrati a far parte del CIP, del Comitato Federale Paralimpico, e quindi hanno organizzato i primi campi del campionato nazionale. Al che esiste anche una nazionale che, come dicevamo, dal 2003 ne faccio parte. Come associazione sportiva, l'impegno del nostro, diciamo, del calcio, ma comunque inteso come proprio sport di squadra, che comunque mi ha un po' aperto, no? Un mondo, perché comunque innanzitutto io ho sempre frequentato le scuole pubbliche e quindi comunque ho avuto sempre a che fare con non molto tanti, no? E quindi molte volte è inutile prenderci in giro a fare, no? Cioè, quando si è piccoli, che un po' per la disabilità, un po' ci prende in giro, cioè, è poi molto semplice da gestire. Se non sei bravo, rischia che uno magari ci rimane molte volte male e poi se ne va sotto. Quindi, per fortuna, io ho sempre un carattere abbastanza, no? Mi sono sempre comportato in base a come si sono comportati gli altri, quindi se magari gli altri si sono comportati male, mi sono comportato di conseguenza, anche via dicendo, perché poi. Quindi quando ho conosciuto, diciamo, tutti gli altri, non perché avevano il mio stesso problema, oltre a diventare amici, no? Cioè, si diventa poi anche più forti e consapevoli delle possibilità che si possono avere, perché noi dobbiamo sempre considerare, no, tutto quello che ci presenta davanti come delle possibilità. Quella è stata una bella possibilità, perché ho visto a 13 anni persone di 20, 30, 35, 25 che facevano una vita che io pensavo di non poter fare, cioè che comunque di non poter fare, perché famiglia, avevano famiglia, lavoravano, uscivano, cioè, è stata per me una scoperta. E quindi lo sport di squadra, qual è il calcio, no? Ti aiuta molto, perché comunque si vince solo, non solamente se sei bravo, ma anche se il resto della squadra ti supporta e tu supporti gli altri. E quindi tutto questo mi ha dato molto, devo dire. E mi ha dato tanto, a tal punto da, cioè, mi ha fatto crescere proprio il fatto di frequentare la mia associazione
persone che hanno ciechi, quindi confrontarmi con loro quotidianamente, e quindi di uscire dal paesino piccolo, e quindi dallo stare, no, sempre con sì, amici, che però comunque quando sostanzialmente vedono che arrivi fino a un certo punto e poi non li puoi sentire, sostanzialmente dicono ti lasciano, cioè lo rimane. E ripeto, io per quello che ho potuto ho sempre fatto tutto quello che mi è stato, per quello che è possibile, anche cose abbastanza rischiose, perché non mi sono mai tirato indietro, però sono comunque dei limiti. E invece, conoscendo loro, quindi ho visto loro come affrontavano la vita, come affrontavano tutto quanto, Isaberto è morto. E ho fatto sempre poi, da quel momento, l'ho fatto per me, ma ho sempre poi cercato di trasferire ad altri, no? ad altri che siano non vedenti e che siano vedenti, quello che effettivamente un disabile può fare. Perché giocare a calcio non è una cosa semplice. Perché voi provate a bendarvi e giocare a pallone. Però vi dovete bendare il piede. In alcuni casi anche non bendati. Si tratta di correre in un campetto di calcetto con 40 metri per 22, quello che è, dove ci sono altri 8 persone che corrono, che neanche loro vedono, che devono seguire un pallone, che poi succede che il pallone lo perdi, devi inseguire quell'altro, ma magari sta andando il compagno tuo, quindi possibilità di scontro altissima. Poi il pallone va in una direzione, quell'altro fa il dribbling, tu ti trovi prima a stare di fronte alla porta, poi ti trovi a un certo punto di stare di fronte alla barriera lateralmente, poi ti trovi in diagonale, quindi non ci vuole, poi di orientamento che è deve essere un po' eccezionale, deve essere allenato. Però questo, no, al di là, non sto dicendo questo per far sembrare, diciamo, un vanto. Noi non è un vanto, semplicemente ci vuole allenamento, ci vuole intesa con i compagni e tutto questo. E noi, cioè io ripeto, ho giocato, cioè gioco sia per me, perché comunque è una cosa che mi diverte e mi no? Come lo sport, che cosa fa? Lo sport è uno si libera, no? Stacca la spina dalla quotidianità, comunque poi al di là di quello che noi facciamo per professione, cioè ognuno ha una vita, c'è una famiglia, c'è un lavoro, c'è tutto quanto. Quindi lo sport che fa? Non ti fa, diciamo, in quel momento pensare a tutto il resto. E in quel momento, facendo questo sport, uno ci si dimentica pure della disabilità che ha. E quindi quella è secondo me la forza, perché in quel momento siamo uguali, cioè io sono uguale a quello del mio compagno o all'avversario o a tutto quanto, quindi io vinco in quel momento contro, no, contro uno che ha la mia stessa problematica. Quindi non è che sono, diciamo, lui sta facendo delle cose per aiutarmi a vincere, o comunque per aiutarmi, perché non ci vedo. No, lui guarda a me, quindi sostanzialmente siamo qua. Dovrebbe essere sempre così, anche nella vita di tutti i giorni, poi ci arriviamo. Comunque, la cosa difficile, la cosa che io ho sempre cercato di fare, io e la mia squadra, è quella di cercare di coinvolgere quanti più ragazzi non vedenti è possibile a questo tipo di attività. E non è semplice, ma non è semplice non per i ragazzi stessi, ma
Purtroppo, molte volte, l'ostacolo maggiore non è dato dalla disabilità in sé, ma di chi ci sta intorno. Cioè, molte volte, cioè un genitore, molte volte, pensa che il non vedente, io parlo di non vedente perché di quelli posso parlare a 360 gradi, pensa che il non vedente o comunque disabile in generale non debba assolutamente farsi un graffio. Non è possibile che un non vedente esce da quella porta, prenda una sporta e si sloga la linea, perché per lo mio già non vede, poi invece no, bisogna, no? Fare in modo che anche loro possano provare l'ebbrezza di uno sport, di una che se c'è veramente, che gli piace, perché è impagabile il fatto di giocare, di vincere, no? Di raggiungere un obiettivo dopo magari una serie di allenamenti, dopo tanti sacrifici economici, è impagabile questa cosa. Il fatto di correre in un campo di calcio o per grazia correre, no? su una pista liberamente, cioè è impagabile poi. Quindi il messaggio che io cerco sempre di dare, anche quando andiamo nelle scuole o in generale, è ai disabili, fatevi fare le esperienze, cioè non li tenete chiusi in casa davanti al computer tanto, almeno così stanno là, stanno tranquilli, non si fanno male, non si prendono il raffreddore, mangiano, bevono, poi studiano, poi si vogliono. No, è proprio così. Cioè, sono disabili, possono fare uno sport, che poi è pericoloso, non è, cioè nel senso, è pericoloso quanto può essere per un vedente. No? Lasciamo che gli sia data questa possibilità. Poi purtroppo abbiamo come presidente anche dell'associazione ASCUS dal 2015, stiamo cercando da diverso tempo anche di contattare le scuole, contattare le famiglie per vedere comunque di avere anche di una, non è che vogliamo una ventina, cioè noi ce ne basterebbero 3, 4, 5 ragazzi, no? Non vedenti o incompetenti magari gravi che magari da inserire, da iniziare, perché non è che uno inizia oggi e già domani gioca. Cioè, ho fatto 5 anni di panchina. All'inizio si dimentiva, giocavo e io non lasciavo in panchina, cioè, si dimenticavano pure che erano, adesso non si dimenticavano più. Però prima si dimenticavano. Si dimenticavano. Qui stiamo cercando altro tempo, però purtroppo c'è questo ostacolo delle famiglie, molte volte che comunque ci pericoloso, ma si fa male, no? A caso, così poi. E quindi, niente, dicevo, la difficoltà maggiore per noi, facciamo, è che noi quando arriviamo sui giornali arriviamo sempre con un articolo che ha quasi sempre la stessa, diciamo, musica, no? Anche i disabili, anche i non vedenti giocano a calcio, anche non vedenti, così, cioè, sempre con questo tipo di tema, diciamo. Invece, secondo me, sarebbe anche ora che si iniziasse a parlare dello sport, no? Vabbè, uno all'inizio spiega di che cosa stiamo parlando,
poi magari non è che per forza ogni volta che si parla dello sport e dei disabili si deve per esempio sottolineare la caparbietà, la tenacia, ci vuole un qualsiasi, anche un vidente quando fa sport deve avere la caparbietà, la tenacia, la bravura, tutto quello, è chiaro? Invece no, si deve iniziare a parlare dello sport, almeno io parlo per il mio, e il calcio, come se ne parli per il calcio professionista. Cioè, iniziare a sottolineare anche le bravure e questo è veramente l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere. Per fare questo però bisogna essere messi anche nelle condizioni, perché sennò siamo sempre a parlare di, no? In che senso? Devono essere nelle condizioni. Innanzitutto noi qui a Lecce noi abbiamo vinto 10 scudetti con l'ASUS Lecce, siamo la squadra più titolata d'Italia, con 10 scudetti, 5 Coppa Italia e 5 Supercoppa. Quest'anno siamo arrivati secondi, e sapete perché? Perché è subentrato da un paio d'anni il Crema, che è una realtà. Sotto sono da giovane, ma hanno una struttura societaria alle spalle, cioè loro sostanzialmente hanno il Crema FC, che è una società di serie D, non sto parlando di una squadra di serie B o di serie A, di serie D, quindi per farvi capire anche la potenza economica. Però intanto c'è una struttura alle spalle che vi consente di avere un campo di allenamento come si deve. Mentre noi, per esempio, abbiamo, dove giochiamo noi giochiamo adesso al San Massimiliano Volpe, e il nostro calcio funziona, ci sono delle sponde, delle barriere laterali, per fare in modo che il pallone non esce, no? Ecco, noi durante l'allenamento non è che possiamo sempre stare a montare, smontare queste barriere, altrimenti già dobbiamo chiedere i miracoli per fare in modo che qualcuno, siamo noi durante l'allenamento. Se noi dobbiamo chiedere anche di spostare le travi in legno e non montare, non ci viene nessuno. Quindi, invece loro già fanno gli allenamenti, la Crema fanno già gli allenamenti sempre con le sponde. Ci fanno. Già questo. Sto parlando in questo momento di soldi, sì, poi sì. Arriviamo anche a questo. Che loro hanno un campo con queste sponde fisse montate, che non vuol dire che non può essere poi, cioè, non può essere usato anche da chiunque voglia andare a giocare a calcetto. Semplicemente hanno queste barriere laterali che sono lontane magari un po' dal terreno. Quindi, poi c'è una società di alle spalle, anche con possibilità economiche, quindi è tutto più semplice, spostamenti, no? Che ci sono in tutta Italia, quindi abbiamo bisogno di... andiamo in Liguria, noi siamo andati in Liguria quest'anno, ed era San Diego ottobre, e a ottobre è successo in Liguria che ha fatto 3-4 giorni di maltempo, da due fonti aeroporti. Quando siamo arrivati noi, dopo aver speso 2.500 euro di volo, poi dovevo rinviare la partita perché non si... quasi rinviamo la partita, sono altri 2.000 euro, quindi per fortuna il tempo è stato veramente, nel senso che ha smesso di muovere dalle 9:30 alle 10:30 per poi riprendere, e per fortuna abbiamo fatto il tempo anche a
a prendere l'aereo, infatti il giorno dopo andavano chiuso. Quindi, cioè noi stiamo in questa situazione, cioè noi parliamo sì di sport, che bravi, così, che gioco. Poi quando, cioè, chi che dietro, no? Adesso parlo un po' da calciatore e un po' da presidente, perché poi, no? Anche per questo, cioè, dietro non c'è solamente l'allenamento, il calcetto che dall'altro facciamo con le reti, senza le barriere. Ma poi dietro c'è organizzare le trasferte, è l'acquisto dei palloni, e le divise, quello si fa male, e quindi, cioè, e l'aspetto dell'altro come facciamo adesso, dobbiamo ogni volta affittare veramente un mezzo, perché non ce l'abbiamo un mezzo, cioè, non abbiamo la possibilità di mantenerci un mezzo. Quindi, cioè, sui giornali si arriva solamente e si parla, i competenti giocano a calci, bravi, bravissimi, ok. Si meravigliano per quello che facciamo in campo, è ok, va bene. Però sarebbe bello, almeno, quello di iniziare a parlare un po', anche per quanto riguarda il calcio a 5, per non vedenti, iniziare a parlare di tecnica, iniziare a parlare di tattica, iniziare a parlare di quello che poi effettivamente è. Cioè io voglio essere, quando gioco a calcio, voglio essere, no? Guardare in quel momento non come Massimo Cervelli non vedente che sta giocando, ma come Massimo Cervelli che sta giocando a calcio, no? Cioè con la conna bendato dal pallone sonoro, però essere giudicato per un gesto tecnico fatto bene o essere preso in giro alla fine della partita e dice ha sbagliato il rigore. Cioè, per quello c'è, cioè, lo sport è bello per quello, perché unisce in queste cose. Non perché, cioè, non deve essere una cosa che divide, che se tu mi guardi dal punto di vista Massimo Cervelli cieco che gioca a pallone, tu in realtà stai facendo una divisione, non stai facendo un'inclusione, quello che invece in realtà lo sport è. No? È quello. Quindi, però per fare questo, per arrivare a questo, bisogna partire tutti quanti, innanzitutto mentalmente, e poi, Alessandro ha detto che c'è questa struttura di questo banchetto qui del Novelletti, che noi ancora non abbiamo visto, quindi io spero che sia fatto, cioè, a norma, o comunque che sia una cosa di cui poi possiamo fruirne, perché già quello sarebbe un passo avanti. Poi perché se così non dovesse essere, si può... No, vuol dire, sì. È importante, no, ma poi parliamo con lei, perché sì. È importante invece che si vada, perché come stavamo dicendo, no? Progettano cosa. Le cose, però a volte poi una ci sono degli accorgimenti che non sono allora posti in essere, e quindi poi non è utilizzabile, giusto? Cioè, anche perché è in fase finale, quindi è ancora non è finito. Quindi si può intervenire ancora. Ecco, poi c'è, cioè, una cosa che, ripeto, purtroppo a noi, il nostro, è uno sport, ripeto, che quando se ne parla sempre negli stessi termini. Perché se ne parla una volta ogni 5 mesi, ogni 6 mesi, ogni quanto se ne ricorda. E quindi giustamente vuole partire sempre da capo. Se invece se ne parlasse in settimana, le persone saprebbero già di che qua stiamo parlando, e quindi... No, c'è, troppo c'è poca attenzione. E poi, e ripeto, i sacrifici che noi andiamo a giocare, e invece non facciamo, perché comunque la famiglia lasciamo, ma cioè, facciamo le cose nostre, le facciamo in genere. Cioè, poi, ripeto, non sto qui a parlare delle varie difficoltà di problemi economici, perché altrimenti sembra. Però purtroppo c'è una mancata attenzione, perché c'è una difficoltà seria anche nel trovare degli sponsor, no? Magari uno
sponsorizza la squadra della X, perché magari perché la sponsorizzano? Perché quella squadra viene vista di più, non sanno per esempio che noi, volendo, cioè, abbiamo anche più, no, più, sì, più visibilità, che comunque andiamo in giro tutta Italia e non in tutta Italia c'è questo silenzio molte volte come c'è qui. Cioè, esiste una nazionale, adesso a settembre ci sono le europee, voi lo sapevate? No, non lo sapevate. A Roma sono le europee di calcio a 5. Questi europei danno le qualificazioni alle Paralimpiadi di quali anni saranno? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, dove saranno? Quindi sono le Paralimpiadi, cioè, gli europei, le prime due poi si qualificheranno alle Paralimpiadi. Quindi calcio 5 anche dalla Paralimpiadi. E vi assicuro che in altre nazioni non si tratta di uno sport semplicemente sport per disabili, ma si tratta di quasi, se non in alcuni casi, anche proprio di professione. E che diverso, no? Se uno va per professione, si può anche dedicare, no? Quanti dedicare più tempo, più. E però ci stanno le strutture, ci stanno le in Inghilterra, hanno un centro che hanno due campi fissi, hanno proprio un college, hanno tutta una struttura. In Turchia, la Russia, per esempio, la Spagna, c'è una squadra che comunque sono a livelli che spendono. Non sa i soldi per questo. Dopo noi dobbiamo partire da questo e devo dire che anche noi ci siamo tolti diverse soddisfazioni, dai, perché poi lo sport è quello per questo, ci si diverte, ci si prende in giro, ci si ogni tanto pure, no, è giusto che sia. E si cresce anche troppo e si cresce, si cresce soprattutto, perché ripeto, a me il fatto di conoscere per me quello è stato il momento più importante della mia vita, cioè quando ho conosciuto quella squadra di calcio, per me è stato il momento più importante, perché ripeto, per me si è aperto un mondo e adesso mi piacerebbe che trasferire ad altri, insomma, per fare in modo che altri trovino ancora di più di quello che ho trovato io, ecco, qual è, diciamo, l'obiettivo mio in questo momento, perché poi vuol dire che per giocare a calcetto ci vuole altro d'età, io ormai la sto lasciando, quindi stanno, penso di fare l'ultimo europeo, la nazionale, poi dopodiché devo abbandonare perché le tracce del fortuna ci sono. Allora ringraziamo Massimo. Perché ci ha fatto capire con la sua testimonianza quanto siano vincolanti, diciamo così, proprio le barriere culturali che abbiamo, no? Perché, diceva lui, molto spesso le persone che ci stanno intorno pensano che se siamo delle persone con disabilità non ci possiamo fare male. E questo è un ostacolo culturale, quindi dobbiamo, questo incontro ha senso anche per questo, perché bisogna. Sì. Pensano che non ci possiamo fare male, però l'esempio che faceva prima Grazia della macchina parcheggiata sullo scivolo, a uno che ha problemi visivi o di mobilità, che cosa succede? Innanzitutto Grazia deve andarsi a cercare un altro punto dove scendere agevolmente. Io che posso scendere invece,
devo fare il giro della macchina, arrivare a un metro e mezzo dalle strisce pedonali e arrivare in mezzo alla strada per poter farmi vedere, per poter passare. Quindi a quello non ci pensiamo, no? Che i disabili si possono fare male, no? No, quello è perché già ci abbiamo un problema. No, quello diciamo. Se lo dobbiamo pensare, pensiamo sempre, certo. Anche nella quotidianità nostra. Certo. Quello è un serio problema, no? Certo. Queste macchine, perché di prima seconda vita, uno prima di superare queste macchine, arriva in mezzo alla strada e neanche d'accordo. Allora, lì non ci pensiamo che ci possiamo fare male, o che... però poi invece, in altro invece, ci vogliono tenere nel cristallo. Molto bello anche quello che ha detto rispetto al fatto che quando era bambino pensava che per lui sarebbe stato impossibile giocare a calcio e che però poi ha sperimentato le varie possibilità. Tra l'altro vi voglio aggiungere qualcosa, uno dei grandi ostacoli è spesso la paura, e la paura che abbiamo tutti. 2 anni fa ho organizzato un incontro che si intitolava Verso una città accessibile. E ho coinvolto l'allora compagna, adesso moglie di Massimo, che ci ha raccontato, perché volevo che ci raccontasse della sua esperienza. Lei ci ha raccontato che grazie a Massimo ha superato una grande paura che aveva, che era quella di sciare. Ci ha raccontato questo, è vero Massimo? O c'è sì, sì, per dire. Quindi questo per dire che tutti... viviamo costantemente con ostacoli, no? Viviamo degli ostacoli in qualche modo, e lo sport, quello che ci raccontava Massimo, ci permette di superarli, però giustamente diceva Massimo, lui vorrebbe sentir parlare di sé come di un calciatore a tutti gli effetti, quindi essere apprezzato per un gesto tecnico. Ti posso dire, penso, non so se questa cosa ti farà piacere, che mio figlio ha 5 anni e un giorno sono andata con mio figlio a una partita di calcio di Massimo. Ovviamente, siccome mio figlio parla tanto, l'ho avvisato, ho detto mi raccomando stai in silenzio perché quei signori che sono bendati devono ascoltare il rumore della palla. Beh, lui più o meno si è comportato bene, comunque la cosa importante non è questa ma un'altra. A distanza di qualche mese, quando sono andata a prenderlo da scuola, mio figlio inizia a dire forza Lecce, forza Lecce, forza Lecce. Anche siccome io non l'avevo mai portato allo stadio ad una partita del Lecce, gli ho detto ma scusami Pietro, ma perché dici forza Lecce se non sei mai andato allo stadio? Come mamma? Io sono andato, mi hai portato a vedere la partita di quei signori. Quindi mio figlio, per dire, io pensavo a Lecce che gioca allo stadio, mio figlio ha pensato a te. Quindi, come vedi, quindi lui e quei bambini, no? Che non vedono queste differenze che vediamo noi. Lui mi ha detto come non mi hai portato mamma, siamo andati alla partita. E come quando vedo a me, no? Che vado in bicicletta oppure cammini per strada, no? Ora vedi questi bambini. Mi ricordo una volta con mia nipote e andavamo anche a Davanda, e giravamo tutto sto parco, così alla fine ci siamo seduti, sto mangiando il panino, mi guarda, mi fa zia ma tu sei fortunata però. Che cosa? Ha detto perché tu te la sei mandata tutta seduta, io ho detto ancora cammino, cioè, oppure con la bici, vedi, è meglio di non pedalare. Cioè i bambini hanno questa innocenza veramente pura che devo dire che vanno oltre. Quello che magari, perché io dico sempre che ognuno di noi è uno diverso dall'altro, cioè, no? Poi c'è la diversità, diciamo, della salute, però loro riescono con una semplicità veramente del cuore a superare quella barriera della diversità, no? Cioè, che trovano la soluzione a quel qualcosa che noi adulti, diciamo, è un ostacolo. Cioè, perché poi in fondo è la diversità che ci rende tutti uguali. Allora, Alfredo, vuoi concludere? Ma io voglio concludere dicendo che innanzitutto ti faceva
piacere lasciare spazio ai due protagonisti, perché per me oggi era un esempio da dare, importante. Ricollegandomi a Massimo, purtroppo c'è tanta ignoranza, perché lo sport, punto, finiscerà, sia per non vedenti, sia per chi purtroppo ha avuto quella fortuna, perché poi il non vedente ci mette lo stesso sacrificio, la stessa dedizione, lo stesso tempo per allenarsi, la stessa speranza, la stessa esultanza, le stesse componenti che ci mette un calciatore. Io dico ai tanti ragazzi quando giochiamo, lo spogliatoio nostro con quello della Serie A non cambia. No, uguale. È uguale. L'ansia dell'attesa. Sono una finale, è uguale. Sono le stesse componenti, cambiano solamente che loro hanno avuto un po' di fortuna in più di noi. Quindi lo sport, punto, vale per tutti. Però sarebbe stato riduttivo per me, per loro, oggi parlare di sport, perché loro per me sono due esempi oggi da portare, per quello mi sono stato zitto zitto. E per me l'esempio loro, per noi non era tanto lo sport, ma tanto perché tramite il loro esempio di forza, d'animo, sono riusciti comunque ad arrivare a fare qualcosa quando noi magari molte volte per problemi molto più futili, no? Ci arrendiamo. E questo è l'esempio che volevo portare io, infatti le persone che secondo me sono venute, purtroppo qualcuno è andato via, è stato fortunato ad ascoltarvi, perché non sono cose che riesci a sentire, o meglio, sono cose che non sempre riceviamo nella vita. E quindi questo vi fa onore. Delle targhe per voi, adesso io la do a Massimo, sì. Ti leggo la motivazione, che poi è la stessa che c'è anche per Grazia. Lo sport per vivere è il titolo di questo incontro a Massimo Cervelli, per aver contribuito a diffondere il messaggio che l'amore per lo sport aiuta a superare qualsiasi barriera. Grazie. Sì. Guardate qua, guardate qua. Guardiamo di là. Ok.